Buongiorno, benvenuti da Zuppa di Porro. Oggi 4 di ottobre, quali sono i temi fondamentali dei giornali? Presto detto, oggi tutti quanti i giornali parlano della manovra che non c'è, un po' come l'isola, perché non si riesce a capire quali siano i numeri di questa manovra. Anzi, qualcosa si è capito, cioè il deficit, che è la differenza tra le spese e le entrate che facciamo, dovrebbe essere alto nel 2019, perciò l'Europa, Moscovici sono tutti arrabbiati, e poi dovrebbe gradualmente scendere nel 2020 e nel 2021, a babbo morto, come si diceva un tempo, dovrebbe scendere prima al 2 e poi all'1,8%. Oggi sul Sole 24 Ore Dino Pesel, in maniera secondo me molto seria, dice: ragazzi, però ci dovete spiegare, anzi ve la semplifico io perché lui la mette un po' più complicata, e come si possano non trascinare le spese che avete programmato per il 2019 al 2020 e al 2021. Se 20 miliardi devono essere spesi per pensioni, reddito e cittadinanza, dico io banalmente, anzi dice Pesel banalmente, poi nel 2020 che facciamo? Facciamo finta che non ci siano più questi 20 miliardi? Abbiamo scherzato, ci sono nuove entrate. Sul fronte delle nuove entrate, il Sole 24 Ore ci ricorda che una nuova entrata ci potrebbe essere. E chi viene colpita? Le tremende, le cattivone banche, che pagheranno maggiori tasse in forma di minori detrazioni che potranno fare dei costi che pagano come interessi passivi. Roba complicata. La cosa fondamentale è che una tasserella in più c'è, e secondo voi la tassa le banche su chi le scaricano? Su Babbo Natale? Sulle grandi multinazionali cattive della Spectre mondiale, o alla fine sui correntisti? Domanda banale a cui io non saprei che rispondere. Il Movimento 5 Stelle e la Lega, altro tema di giornata, secondo il Corriere della Sera, ma ce n'è questa volta, in questo caso lo sapete che un po' li sfottiamo, è che un po' stanno duellando sui 20 miliardi, questo è chiaro, la manovra è da 40, diciamo che 20 sono una manovra che si doveva fare per l'IVA e per tante altre cose che non potevi fare a meno di fare, e 20 miliardi in più sono invece i soldi che devono essere trovati per il reddito di cittadinanza e le pensioni, che stanno care alla Lega insieme alla flat tax, e su questo un po' bisticciano. Vediamo cos'altro, c'è un'intervista a Conte, ragazzi, file alle dico per l'intervista a Conte, anzi oggi le interviste a Conte si chiamano i colloqui con Conte, lo fa La Stampa, non dice nulla, una pagina, la 2, del colloquio con Conte, in cui è tipo la scena dell'aereo più pazzo del mondo, perché ormai questa intervista l'ha fatta almeno 5-6 giornali, e c'è il suicidio collettivo quando la si legge, totalmente inutile, lasciate perdere, poveracci, non c'entrano quelli della stampa, che io se un giorno vengo ricevuto a Palazzo Chigi e vado da Conte, magari gli chiedo al giornale se mi dà una mezza paginetta per scrivere cosa mi ha detto, ma il punto è che non dice mai assolutamente nulla. Molto divertente invece oggi il pezzo, mi sembra sul Corriere della Sera, anzi Repubblica, che sfottano un po' Conte, non mi ricordo chi l'ha fatto, però insomma era un pezzo divertente, perché ieri gli è slittato un congiuntivo sui due ministri e sul fatto che Conte ieri ha fatto una conferenza stampa che è straordinaria, perché di conferenza c'è proprio nulla, di stampa ancor di meno. È lui che si mette davanti al podio e presenta Filini, cioè Tria, poi presenta i due vice ministri, ovviamente Salvini e Di Maio, e poi dice passo la parola a loro, e lui fa una specie di presentatore, bravo presentatore, certamente meno parziale di come siamo noi a Mediaset. E diciamo che sulla manovra c'è poco altro, perché dobbiamo ancora aspettare i numeri e non riusciamo a fare molto di più. L'altra grande questione pazzesca è quella del Ponte Morandi, e sul Ponte Morandi ci sono tre commissari e un funerale. Il funerale l'abbiamo visto, e i tre commissari sono Gemme, Cingolani e Bucci, non vanno bene nessuno. Oggi ho messo insieme tutti quanti i giornali per capire come la vedevano. Allora, Gemme non va bene perché è un dirigente di Fincantieri, siamo alla ricerca di un analfabeta, perché è l'unico che probabilmente non ha conflitto di interessi. Oggi, secondo La Stampa, il problema suo è anche il fatto che c'ha una madre che è nelle 560 case degli sfollati di Via Porro, che conosco bene, e allora sarebbe in conflitto di interessi perché c'è la mamma sfollata, oltre ad essere in Fincantieri. Gemme bocciato. Cingolani, in genere Cingolani si occupa di tecnologia, l'ho anche conosciuto, siamo andati a mangiare una cosa insieme una volta in un ristorante di Milano, è uno che si occupa di tecnologia, ha fatto bene la tecnologia, allora che gli facciamo fare, un esperto di tecnologia? Gli facciamo fare il Ponte Morandi, che è solo burocrazia e assegnazioni e appalti. Facciamo fare il Ponte Morandi? Ma non va bene, perché è stato nominato da Renzi, e i leghisti non ci stanno, anche se oggi qualcuno dice che è in pole position, come lo era Gemme fino a una settimana fa, perché mi sembrava che fosse stato già nominato, invece non è vero. Terza ipotesi è Bucci, sindaco di Genova, ma lui non va bene. Sapete perché? Perché voleva autostrade come contractor del ponte. L'ultima cosa che vi segnalo sul ponte è Repubblica, che ha una pagina fatta davvero molto bene su cosa hanno detto i politici Salvini, Bucci, Di Maio, Conte sulla ristrutturazione di questa città, sul fatto che sarebbe rifatto si sarebbe rifatto il ponte entro un anno, e poi quello che hanno realizzato effettivamente. Cioè Repubblica forse
forse oggi il giornale più efficace nel raccontare la storia del ponte. Sull'amaro lucano, cioè la roba di Riace, beh, è stupendo. Buccini oggi su Corriere ci dice, Buccini dice, ci rende tutti più deboli. Ma de che? Hanno arrestato uno che dice, ma senti, oggi c'è un'intercettazione straordinaria sui giornali, io non penso che sia penalmente rilevante, ma dice a una signora di 70 anni, dice a una terza persona, ma quello c'ha 70 anni, è un animale, lei è una prostituta, non ti preoccupare, magari poi possono anche andare a letto insieme, ma mettiamoli insieme, sposiamoli, perché tre volte che gli stanno dando un foglio di via, quindi la prostituta la metto con questo animale di 70 anni, animale, lo dice il sindaco, e abbiamo risolto il problema. Allora, che questo diventi un eroe nazionale e che su questo signore dobbiamo stare lì a interrogarci con la meglio intelligenza della sinistra italiana, allora ti dà un po' il senso di come siamo ridotti. Buccini, vi ripeto, dice ci rende tutti più deboli. Ma de che? Straordinario oggi Scanzi. Perché Scanzi scrive, dovete sapere, per quando ha un po' di tempo tra una abbronzatura che lui fa con le creme solari e l'altra, tra una crema solare e l'altra, lui scrive anche per Il Fatto. Ma non lo legge Il Fatto Scanzi per il semplice motivo che attacca Saviano dicendo a Saviano, prima fa una premessa, io sto con Saviano e non sto con Salvini, perfetto. Poi dice che Saviano dice delle cose assurde sul sindaco di Riace e attacca Saviano perché dice, beh, questo sta nella legalità e poi non puoi pensare che la disobbedienza civile si faccia come il sindaco di Riace, non puoi pensare di stringere la giustizia ai tuoi interessi, tutte cose che io condivido con, ovviamente, con, come si chiama, con Scanzi. Il problema è che queste cose non le ha dette Saviano, ma le ha dette Travaglio il giorno prima sul giornale in cui scrive Scanzi. Ma insomma, si deve dare veramente una... cioè, leggessi il suo giornale. È proprio evidente, se voi oggi vi leggete Scanzi, leggete una critica di Scanzi a Saviano che in realtà è per Travaglio. Ci vorrebbe un buono psicanalista che curi ovviamente le cure, le abbronzature di Scanzi e anche le sue, come possiamo dire, i suoi pezzi per, con denuncia per intersposta persona. Su Sallusti invece succede un casino straordinario, martellata di insulti di Travaglio perché ieri Sallusti si è reso conto di aver creato un mostro, cioè il presidente la commissione bilancio, come si chiama, l'ho avuto ieri sera ospite anche a Matrix l'amico mio Borghi, beh insomma dice a Sallusti, ma ora ti rendi conto di aver fatto un mostro? E ovviamente lo dice con il fare di Travaglio, che è quello di dire sei un cameriere, sei un servo, le solite cose che dicono anche quei cretini della rete che magari qualche volta stanno anche in questa zuppa, che sanno insultare soltanto con i luoghi comuni presi da Travaglio. Quindi Travaglio lo insulta e dall'altra parte inspiegabilmente in maniera inaspettata Maurizio Crippa sul Foglio il Foglio di Cerasa invece difende Sallusti, dice hai fatto bene a fare questo attacco a Borghi perché voi avete creato questi mostri e la tua autocritica è sacrosanta, ma non dovreste farla solo voi del giornale. Ovviamente io penso che sia lasciamo perdere su questo. Poi è stupendo, c'è un rimpasto dell'orrore che è quello che sta presumendo che possa avvenire Il Fatto, che fa una specie di doppietta. Da una parte trova una storia segreta sulla portavoce, sapete di chi? De Tria. Già l'idea che Tria abbia una portavoce, avendolo sentito ieri in conferenza stampa, mi sembra il minimo indispensabile. Ovviamente la portavoce di Tria è una slovacca di 52 anni, ma pare abbia cambiato il nome e l'età, nessuno sa dove sia nata esattamente, ma la cosa che dice Il Fatto Quotidiano oggi, dice questa donna misteriosa, non si sa neanche se lei ha preso i due master che ha denunciato nel suo curriculum. Chi se ne frega, direi, qua da parte del Presidente del Consiglio sui master giocano tutti quanti, ma il rimpasto dell'orrore di cui parla appunto Il Fatto Quotidiano è che Di Battista ce lo troviamo agli esteri. Sostituiamo Tria con Savona e Di Battista agli esteri. Io con questa idea l'ultimo pezzo che vi devo segnalare è quello di Telese. Vi devo segnalare Luca Telese perché Luca oggi scrive sulla Verità un pezzo riguardo 13 milioni, secondo me il numero è taroccato, di Euro 3, di macchine Euro 3, che saranno fuori legge dal gennaio del 2019. E giustamente dice Telese, questa si tratta, è una vera e propria patrimoniale sui più deboli, perché saranno costretti a cambiare la macchina quelli che poveracci non sono riusciti ad avere altro che una merdaccia di diesel degli ultimi anni. Dice, non voglio neanche entrare sul fatto che inquinino o non inquinino, ma vengo semplicemente al fatto che obbligate delle persone a togliersi di mezzo l'unica macchina economica che hanno potuto comprare. Aggiungo che qualcuno di voi mi ha scritto in posta dicendo, ma perché prima di obbligare i liberi cittadini privati a cambiare la loro macchina Euro 3 perché inquinante, gliel'hanno venduta loro, non è che gli ha venduto gli spacciatori
motori che giravano per strada, gliel'hanno venduta in Italia, non è che insomma sono state prese dalla Cina queste macchine. Beh, insomma, mi scrive questo lettore: per quale motivo non obblighiamo per esempio gli automezzi pubblici e tutte le macchine pubbliche ad avere la stessa rigidità sugli euro, cosa che non mi sembra abbiano? Vabbè, di sinistra sei, ma chi, come ti permetti? Qua qualcuno che mi chiede se sono di sinistra. Va bene, Zuppa di Porro finisce qua, condividete se vi piace, mi raccomando, è l'unico modo per fottere l'algoritmo di Facebook, e sul sito nicolaporro.it tutte le altre novità della giornata. Ciao!